Allora, mister, una delle più belle prestazioni quest'anno del Dertona, 1-0-0 importante, che conta contro la prima della classifica. Direi che questa è la sesta partita consecutiva che facciamo molto bene. Poi tante volte il risultato c'è stato, tante volte purtroppo no, per cui credo che sia giusto puntare su questo atteggiamento, su questa convinzione. Abbiamo giocato veramente una grandissima gara, ma sono le ultime 6 partite e stiamo giocando veramente molto bene. Ecco, se c'era forse le occasioni migliori le abbiamo anche avute noi, quindi... Sì, loro non hanno mai tirato in porta, per cui direi che noi abbiamo avuto le occasioni. E peccato, all'ultimo potevamo anche strappare una vittoria, però sono molto contento dei ragazzi, sono molto contento perché sono contento dell'atteggiamento, questo che è importante, l'atteggiamento che hanno avuto, che stanno avendo le ultime 6 gare. Con questa è la sesta gara da Valle d'Aosta che vedo una squadra grintosa, con carattere, una squadra, vedo il Dertona. Ecco, una squadra che oltretutto ci lamentavamo in qualche fine partita, che ci tiravamo troppo indietro, ho conquistato il vantaggio a difenderlo nel finale e abbiamo rischiato. Oggi invece siamo andati quasi più noi all'attacco che loro. Infatti, proprio per questo, nel senso che comunque non ho tirato via neanche una punta, l'ho lasciato tutte e due fino a che Serlini non sono venuti i crampi e ho dovuto cambiarlo. Ma l'intento nostro era quello di non abbassare mai il baricentro, anzi, dopo un quarto d'ora del primo tempo ci siamo abbassati, io ho cercato con la voce di riportarli su, perché se con queste squadre abbassi il baricentro, prima o poi il gol te lo fanno. Ecco, questo Gian Erminio che faceva tanta paura, poi sul campo diciamo che non l'ha fatta, merito del Dertona quindi. Merito dell'atteggiamento che abbiamo avuto, siamo andati con Serlini, Chierico e Farina davanti, per cui certo paura non avevamo. Ecco, un punto importante, domenica al Coppi bisogna conquistarne 3 per avvicinare sempre più la quota salvezza. Assolutamente sì. Avrà a disposizione sì, ancora tutti i giocatori, quindi un ottimo Dertona. Sì, assolutamente sì. Mi preoccupa un po' il fatto di queste due assenze, Serlini e Zeffi non ci saranno, perché erano diffidati e cercheremo di rimpostare un attimino anche da parte davanti. Ok, grazie mister.